Palagio di Parte Guelfa ospita gli atleti paralimpici che si sono distinti in queste Olimpiadi 2020 Tokyo. Noi siamo orgogliosi che questa premiazione il Comitato Paralimpico Toscano abbia deciso di farla a Firenze. Siamo orgogliosi che si possa tenere in un luogo così importante la nostra città e proprio per dare visibilità a un mondo, quello paralimpico, che ha dato grandi soddisfazioni a Tokyo e che non dobbiamo aspettare altri 3 anni perché ci si possa ricordare di loro a Parigi. Una bella occasione per incontrare tante società fiorentine che fanno una splendida attività nella nostra città. Molti gli atleti e società premiate, fra cui quella Volpe Rossa del basket. Questa è stata la spinta che mi ha fatto scommettere con le Volpi Rosse e Menarini e portare avanti tanti ragazzi che da persone magari hanno trovato uno grande spunto per riemergere con le loro capacità, con le loro competenze, con la loro resilienza forte in tutti i campi. Io penso che sia sicuramente da provare gratitudine, rispetto e grande stima per questi straordinari atleti che ci dimostrano quanto l'impegno, la fatica, la costanza, l'allenamento poi ripaghi e dia straordinarie soddisfazioni. Bisogna far sì che questo sia uno stimolo per ricordarselo tutti i giorni e che questi atleti siano d'esempio per tanti ragazzi che praticano attività sportiva. E sono 23 anni che partecipo ai campionati nazionali paralimpici e Grand Prix internazionali, sempre paralimpici. La scherma lo sto facendo adesso da alcuni anni e mi sto preparando al meglio per affrontare nuove emozioni anche nella scherma.